Dottoressa Merzagora, Fondazione Onda promuove anche quest'anno insieme a Europa Uomo Onlus la campagna Qui Pro Quo sulla consapevolezza del tumore della prostata. Quali sono gli obiettivi di questa campagna? Fondazione Onda si occupa da alcuni anni non solo di salute della donna, ma anche di salute dell'uomo. Il tema del tumore alla prostata è un tema, come dire, di grande rilievo. Gli obiettivi della campagna, beh, sono noti, sono quelli di sensibilizzare la popolazione maschile, in questo caso, su questo tipo di tumore che ha un'incidenza molto elevata e che si scontra su una forma di stigma, su un po' una reticenza da parte dell'uomo ad affrontare questo tipo di problematica. Nella mia, come dire, ormai lunga carriera professionale, mi sono resa conto che mentre le donne hanno più facilità a condividere un problema di salute, tant'è che ci sono tantissime associazioni di pazienti con cui lavoriamo, no? Su varie problematiche di salute, nei confronti della problematica di salute maschile è molto più difficile fare rete. Quindi crediamo molto in qui pro quo e speriamo di riuscire a dare un contributo concreto proprio per lo sviluppo di questa campagna. E dottoressa, qual è il ruolo della donna nell'accompagnare il proprio partner durante il percorso di malattia, ma ancora prima nella diagnosi? Ma noi riteniamo che questo tipo di problema di salute, soprattutto in una coppia affiatata, è un problema di coppia, nel senso che la donna ne è, come dire, molto coinvolta e ne è coinvolta come caregiver e quindi il ruolo nostro sta proprio nell'accompagnare il partner in questo percorso di sensibilizzazione, in questo percorso di controllo, di diagnosi precoce sostanzialmente, che allargherei a tutti i problemi urogenitali. Allora, l'uomo difficilmente prende in carico la propria salute e questo tema è un tema ancora più delicato. Quindi il ruolo della donna, a nostro parere, è molto importante nell'accompagnare il proprio partner in tutti i controlli, diciamo, che sono legati a questo problema.